Bene, amici di Video Game Generation, come abbiamo detto, stiamo recensendo Ori, sì, and the Blind Forest, cioè Ori e la foresta cieca. Oh, che bello, ricordiamo. Iniziamo a dire una cosa, ecco. Tutto disegnato a mano, fatti un po' più a destra. Eccomi qua. E con la, la colonna sonora suonata da, da una vera orchestra. Oh, che bello, quindi è un'opera d'arte. È assolutamente un'opera d'arte. Guarda i disegni quanto sono fighi. Sì, no, tutto molto molto bello. Allora, ma di cosa si di tratta? Cosa parla? Intanto è esclusiva Microsoft, quindi Xbox One e PC uscito a marzo 2015, Xbox 60 fine 2015. È sviluppato da Moon Studios, ovviamente distribuito da Microsoft Studio. Sì. Ok, perfettissimo. Ok. E su questo è su questo l'abbiamo detto. Allora, noi chi siamo? Siamo Ori, che siamo uno spirito guardiano bianco, sì, che cade dalla foresta di Nim. Okay. Scusate se ogni tanto vado a sbirciare, sì, perché, no, perché sono di Nibella, di Nibella. È un po' intricata la foresta storia di Nibella. Ok. Ok. Allora, aspetta qua. Che cosa brutta sto per fare. Ok. Allora, allora, che cosa succede? Noi, questo qua dovrebbe essere un orso in qualche sì, modo. Una specie di orso, una specie insomma, di orso, che sì, zompetta. Che zompetta, ragazzi, molto... ma che bello è, ma guarda, sì, che guardate stile, ma guarda che il disegno veramente è fatto, ragazzi, veramente... è da vedere. Ecco, attenzione, tutto. Questi qua, sì, questo siamo noi, siamo Ori, eccolo, che veniamo, diciamo, adottati, cioè vi hanno sì, presi sotto l'ala protettiva di questo simile orso. Sì. Okay. Di questa figura, non so se orso enorme, scimmia, non si capisce bene 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 perché tiene sta maschera che non... vabbè. Sì, vabbè. E noi sembriamo un gatto invece. In effetti okay, sì, sembra. Eccoci, eccolo qua. Allora, che cosa succede? Durante, questo simile orso ci prende in custodia e ci alleva, sì, come fossimo suo loro figlio. Ok. Però c'è stato durante un evento catastrofico, sì, la foresta la foresta appassisce, no, e l'orso muore, sembra che no, muore. No, sì, ma perché? Ma povero orso. Non ho ben capito se muore oppure non, dovrebbe essere morto comunque. Ma è come la mamma di Barbie. Lo so. Ci rimango male. Allora, noi ci quindi noi intraprendiamo questo cammino, questo viaggio, sì, attraverso la foresta di Nibel, sì, per far tornare la foresta come era prima. Ok, per salvare un po' tutto. Esatto, per far salvare la foresta. Perfetto. Per farlo dovremmo ridare luce, perché sì, tutto è bilanciato su questa cosa. Luce, luce, l'energia, lo la fiamma dello tutto così è fatto il gioco. Perfetto. E dovremmo ridare luce agli elementi che sostengono la foresta di Nibel, che sono sì, acqua, i venti e il calore. Ah, ho capito, okay, va bene. Quindi perfetto, dovremmo risvegliare queste forze, insomma. Dovremmo ridare luce a queste forze uno, per creare l'ordine. Tutta la foresta. Assolutamente. Perfetto. Stavo allora, dicendo... a starci a fianco è questa pallina sì, azzurrina, che è uno spirito guida, un che po'... ci accompagnerà per tutto il corso del gioco. È un po' come la libellula di Spiro, te lo ricordi, Spyro? Assolutamente, il assolutamente. Il draghetto. Sì, 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 sì. Era sempre dietro che ti aiutava. Esatto. E stessa cosa lui. Allora, anche perché lui ci aiuterà a utilizzare il nostro attacco principale, che sono le fiamme dello spirito, che sono queste okay, lucine in maniera volgare che vanno contro i nostri avversari. Guarda che bello, se tu ti muovi anche i fiori vicino. Occhio, 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 sì, un attimo. Che cos'è questo? Questo qua è l'albero delle abilità. E in che modo potremmo aumentare, quindi potenziare le abilità del nostro Ori? Sì. Uccidendo i nemici e recuperando l'energia che la loro morte ci dà. Bello, quindi non è solo un semplice platform salto. No, uccido assolutamente. Il mio nemico, vado avanti, eccetera. Quindi bisogna allevarlo bene questo spirito, nel senso che bisogna capire bene quello da aumentare. Da aumentare, esatto. Le esperienze da dare. Certo, ovviamente, poi man mano che si va avanti nella storia dovete scegliere voi quale abilità aumentare per prima, affinché possiate trarne beneficio maggiormente. Okay. Maggiormente beneficio. Perfetto. Allora, cos'altro possiamo dire? Ah, allora, uno delle no, non so se. Allora, intanto una pecca, secondo sì, me. Iniziamo dalle pecche. È stato l'intro. Che voi non vi ho fatto vedere perché è abbastanza lungo. Sì. E
fighissimo quanto volete, però era praticamente così, ci spiegava piano un pochino di storia, ma secondo me è stata spiegata non tanto bene. Dopodiché ti faceva semplicemente camminare, quindi ti diceva guarda che stai già giocando. In realtà quello, se devo premere, devo tenere così premuto l'addio, così premuto la A, quello per me secondo non è me giocare. Io ti spiego secondo me come bisogna vederlo quel pezzo, nel senso è un gioco d'arte. Assolutamente. Quindi catapultarti subito nell'azione, che magari non percepisci tutti i colori, tutti i movimenti del gioco, secondo me forse poteva spiazzare un po' il giocatore. Invece hanno detto quello guarda, prima di tutto è arte questo gioco, e quindi io piano piano ti faccio vedere il tutto, così tu te lo puoi gustare visivamente. Assolutamente. A livello visivo. Dopodiché non ci sono, ragazzi, oltretutto, dei veri e propri checkpoint, ma siete voi che che tramite le vostre fiamme dello spirito potete creare dei vari checkpoint dove è più utile. Questo è un problema. Quindi decido io dove mettere il checkpoint. Sì, questo ovviamente dipende tutto da come ve lo gestite, perché se non salvate magari prima di un evento abbastanza particolare, dovrete rifare tutto se poi morite. È una bella difficoltà questa. Il gioco, bella, ragazzi, chicca. È super consigliato, veramente un grandissimo gioco. Giocateci. Un bellissimo platform, esclusiva Microsoft. Certo. Quindi mi dispiace per la Sony. Però ragazzi, io me lo sto giocando perché è veramente figo. Torniamo in studio.